Qualche settimana fa, mio nonno mi raccontò una storia di quando era bambino. Mi disse che trascorse la sua infanzia in un paesino di circa 1500 abitanti. Gente onesta che lavorava per mangiare e mangiava per lavorare. Un posto dove non succedeva mai nulla di nuovo e le giornate trascorrevano tranquille e spensierate. Tuttavia, nel 1932, con l'arrivo dell'inverno, iniziarono ad accadere cose davvero strane ed inspiegabili. Mi confessò che il macellaio del paese, un uomo di 54 anni, mentre stava lavorando nella sua bottega, improvvisamente impugnò la mannaia e senza dire nulla si allontanò per raggiungere la sua abitazione. Giunto a casa, in preda ad un attacco di follia, uccise la madre con una violenza inaudita, riducendola letteralmente a brandelli. Le urla strazianti della donna riecheggiarono per la strada e quando i vicini accorsero per vedere cosa stesse accadendo, trovarono l'uomo intento a piantarsi la mannaia nel petto. Fortunatamente riuscirono a salvarlo appena in tempo. Da quel momento fu del tutto inutile capire perché l'uomo avesse fatto quel gesto sconsiderato nei confronti della madre, che a detta di tutti i conoscenti era la persona che più amava al mondo. Aveva perso completamente il senno e ripeteva parole senza senso. Venne quindi dichiarato instabile mentalmente ed arrestato. Quello stesso giorno un ragazzino di appena 15 anni ebbe un medesimo attacco di follia quando, tornando a casa da scuola e senza apparente ragione, si diresse in cucina impugnando il mattarello e dirigendosi nella camera della sorellina. Quando i genitori rincasarono la sera dopo il lavoro, trovarono il corpo martoriato della bambina, immerso in un lago di sangue all'interno della vasca da bagno. Il ragazzo era rimasto tutto il tempo accanto a lei, tenendola per la mano, con un'espressione vacua in volto, come se non si fosse accorto di nulla. Anch'egli venne dichiarato mentalmente instabile ed arrestato. I veri problemi, però, ancora non erano iniziati, perché nell'arco di qualche mese quei fenomeni di follia aumentarono in maniera esponenziale e gli abitanti del piccolo borgo impazzirono ad uno. In città non c'erano mai stati casi di malati mentali, ma a questo punto l'unica soluzione attuabile fu costruire un manicomio per accogliere tutti quei malati di mente. Il piccolo edificio si dimostrò utile per i successivi 4 anni, finché tutti e 257 i pazienti iniziarono a manifestare gli stessi disturbi che li portarono alla morte qualche mese dopo. I dottori non avevano dubbi sul fatto che doveva trattarsi di uno strano virus che faceva impazzire gli abitanti del paesino, visto che i sintomi che manifestavano erano sempre medesimi: febbre alta, allucinazioni e crisi epilettiche. Un gran numero di persone, impaurite dell'accaduto, decise di trasferirsi in una via differente o addirittura in un'altra città. Questo numero poi raddoppiò in seguito a diversi casi riportati di vandali minorenni suicidi, oppure in preda a violente convulsioni, poco dopo essersi addentrati nel vecchio manicomio abbandonato, dopo la morte di tutti i pazienti. Giorno dopo giorno, quell'edificio marciva sempre di più. In qualche settimana cadde il soffitto. In un mese, un quarto della costruzione era completamente scoperto. Ma la maggior parte degli abitanti aveva già alzato i tacchi, senza l'intenzione di ritornare. Il sindaco, per rimettere le cose a posto, disse ai suoi operai di demolire quel dannato manicomio, ma il lavoro si dimostrò più difficile del solito. Ci volle più del previsto e alla fine l'opera non fu completata, causa il rifiuto dei muratori, anch'essi vittima di follia e di morti inspiegabili. Il paesino ormai era deserto. Nessuno più voleva abitarci. In particolare, la zona del manicomio venne soprannominata da allora Via dei Matti, perché in quella strada vi era ormai solo quell'edificio, quasi completamente distrutto.
Ora è passato molto tempo, la gente ci scherza un po' su, tanto che esiste una famosa filastrocca molto popolare, spesso cantata ai bambini, riguardante quella casa. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina.